Ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Ancora una fumata nera per l'elezione dell'ufficio di presidenza della Commissione Speciale per il supporto, il monitoraggio e il controllo della campagna vaccinale. Le vaccinazioni in Toscana procedono comunque speditamente con l'obiettivo come spiegato dal Presidente della Regione Eugenio Giani di raggiungere l'immunità di gregge entro il prossimo 30 settembre. Ascoltiamolo. L'obiettivo, l'immunità di gregge, è raggiungerlo per il 30 di settembre. Eh, dico 30 settembre perché eh, sono i giorni, quelli fra settembre e ottobre, che abbiamo visto l'anno scorso tendenzialmente se non c'è il contrasto del vaccino il virus tende a risalire. È un eh, virus straordinariamente ciclico da un punto di vista stagionale. Eh, se voi andate a vedere le tendenze dall'anno scorso a quest'anno del virus che per la prima volta apparve a fine febbraio l'anno scorso, vi rendete conto che l'andamento è molto 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 simile. Eh, la punta massima fu fra la fine di marzo e l'inizio di aprile, eh, vi fu una progressiva decadenza, una sostanziale scomparsa nel periodo estivo, un riacuirsi del processo di onda crescente eh, dalla settimana che va dalla fine di settembre all'inizio di ottobre. Quindi l'immunità di gregge per evitare che abbiamo quello che l'anno scorso fu la seconda ondata non può che essere raggiunta in quel momento. Oggi la Toscana ha superato quello che è la metà. Delle prime vaccinazioni per una tendenziale eh, immunità di gregge perché siamo sopra eh, il 1.255.000 prime dosi, ormai sta raggiungendo il tetto dei 2 milioni di dosi somministrate complessivamente, prime e seconde dosi. Quindi il percorso vaccinale sta subendo sempre più un'ascesa e un incremento. Una legge necessaria per garantire un sistema misto rispettoso delle norme e della tutela dell'ambiente, obiettivi che perseguiva lo stesso sistema degli accordi di programma che negli anni hanno disciplinato il sistema della depurazione delle acque. Con queste parole è stata illustrata la proposta di legge che intende abrogare l'emendamento finito nell'inchiesta CHEU della Procura Antimafia di Firenze sul traffico illecito di rifiuti e corruzione nel distretto conciario di Santa Croce. Rimango davvero contento eh, dell'approvazione della proposta di legge che revoca quello che era l'emendamento che aveva costruito un percorso, quantomeno nel profilo interpretativo, eh, che è stato poi oggetto di tante discussioni. E che aveva messo il Governo nelle condizioni di porre un rilievo alla Corte Costituzionale eh, sulla competenza in questa materia ambientale eh, di rilascio eh, delle acque da parte del depuratore eh, con competenza nazionale o invece con altri tipi di valutazioni. Ecco, io quando mi sono reso conto che. Eh, saremo andati alla Corte Costituzionale eh, per questa decisione, per questo conflitto eh, di opinioni interpretative. Il 7 di luglio ho detto chiudiamo, chiudiamo eh, tagliando la testa al toro, eh, evitiamo eh, che vi sia questo conflitto, ma manteniamo il proprio profilo più rigoroso eh, di quello che sono le procedure che a livello nazionale sono state previste. Dal punto di vista amministrativo, pensiamo di dato una risposta togliendo nel, alla competenza della Corte la necessità di doversi pronunciare rispetto ad una parte della legge che così come era stata emendata rischiava, se la sentenza fosse avversa, di annullare un impianto normativo che è quello che consente di avere in Toscana gli impianti misti, vale a dire quegli impianti che in maniera virtuosa trattano reflui degli smaltimenti delle aziende industriali insieme a quelli civili, creando quindi un principio di economia circolare e portando dei benefici anche per quanto riguarda il risparmio nello smaltimento dei reflui civili. Quindi c'è cioè, questo atto che abbiamo compiuto unanimemente oggi, da un punto di vista amministrativo, dovrebbe mettere al riparo la normativa esistente Finalmente si sono svegliati, finalmente si sono resi conto di questa eh, problematica e la affronteranno internamente, anche perché mi sembra che dalle dichiarazioni dell'ex presidente Rossi qualche eh, cosa che non torna, cioè, innanzitutto noi dobbiamo ancora capire qual è stata la razza per cui quell'emendamento è stato approvato, perché ancora ad oggi non ce l'ha spiegato nessuno. Io oggi in aula come portavoce l'opposizione ho chiesto che il presidente della commissione d'inchiesta appena nominata, la consigliera Meini eh, audisca per per primo proprio l'ex presidente Rossi perché ci venga a spiegare le motivazioni della razio politica, perché noi non vogliamo entrare nel merito dell'inchiesta, ma vogliamo capire politicamente qual era la razio di quell'emendamento. Poi sarà la magistratura a dire se quell'emendamento l'ha scritto Pieroni, l'ha scritto un privato, l'ha scritto l'Andrangheta, ma noi vogliamo capire politicamente qual era la razio di quell'emendamento. In più c'è un fatto anche molto grave, perché c'è sembra che emerga una concezione un po' privatistica eh, della cosa pubblica da parte del PD in particolare da parte dell'ex presidente Rossi. Noi votiamo in modo favorevole a questa PDL perché non c'è dubbio che dal punto di vista formale vada corretto un gravissimo errore voluto politicamente dal PD all'interno di quella legge. Il dato politico di oggi non chiude assolutamente la vicenda perché c'è un'inchiesta che dice che quell'emendamento è ancora all'attenzione della magistratura e di chi ha anche altre competenze. Certo rimaniamo basiti dall'assenza per ben due giorni del consigliere Pieroni che continua a non metterci la faccia su eh, un problema che lui, come primo firmatario, ha provocato e eh, abbiamo eh, in discussione ribadito più volte che eh, noi tutti siamo qui per condannare la mafia, ma dobbiamo anche fare in modo di non agevolare la mafia, portando emendamenti che non sono per il bene dei cittadini, ma che sono probabilmente per finalità personali politiche che noi riteniamo inaccettabili. La vicenda non è chiusa, oggi partono i lavori della commissione d'inchiesta, eh, che speriamo faccia luce sui rapporti che ci sono stati, che sono oggetto del, dell'indagine della eh, direzione distrettuale antimafia. Si tratta di un sistema, quello dei rifiuti in Toscana, che è, per certi versi si regge da un lato su un sistema particolare degli accordi di programma che derivano dai primi anni 2000, e dall'altra parte su tantissime deroghe di cui beneficiano anche tante, troppe discariche. Questo è un sistema che va risolto perché chiaramente lascia aperti spazi alle infiltrazioni di chi offre i propri servigi che servono a smaltire più facilmente e con meno costi, con naturalmente connivenze con la malavita organizzata. E questo non è più tollerabile. Perché la Toscana è una terra non, solt non soltanto di turismo, ma anche di crescita e di sviluppo, e deve garantire ai toscani benessere e non lasciare ai nostri figli un ambiente pieno zeppo di rifiuti sotterrati da tutte le parti. La cancellazione di questo emendamento era un atto dovuto anche di fronte a tutti i toscani che da quaranta giorni stanno ancora aspettando dalla maggioranza, dal partito democratico eh, locale e regionale del perché si è fatto quella che oggi l'ex governatore Enrico Rossi ha definito una sciocchezza in termini però un po' più enfatici. E soprattutto ha fatto rilevare ancora una volta, cosa che sarà oggetto probabilmente di un'ampia discussione, ma in altra sede, che sarà quella del Tribunale, del perché le stesse cose che erano state proposte e bocciate nel 2018 da pareri tecnici, sono state di nuovo riproposte nel 2020 con quello che a tutti gli effetti è sembrato essere uno stratagemma, come è stato definito anche dagli organi inquirenti. Ci sono delle giustificazioni da dare ai Toscani proprio perché in questo momento non si tratta soltanto di una fragilità di un sistema istituzionale. La sicurezza, la formazione, il controllo e la rappresentanza sindacale. La Toscana apre ai diritti dei rider e in generale dei lavoratori delle piattaforme digitali con la prima legge in Italia che è stata approvata dal Consiglio a larga maggioranza con il voto di attenzione del gruppo della Lega. Era essenziale dare questo segnale. Sono orgoglioso eh, di essere Presidente di una Regione che approva una legge che ha queste caratteristiche in un momento in cui l'attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità di lavoro, anche in un lavoro che si evolve che quindi vede eh, la tecnologia farla sempre più da padrone, eh, riesce a dare tutela e maggiori condizioni di sicurezza. Lo abbiamo detto anche in occasione di quel momento drammatico che rimarrà scolpito nella mia vita, quando eh, ci siamo trovati di fronte all'ennesimo fatto eh, accaduto in in una fabbrica tessile nel comune di Montemurlo eh, che ha spezzato la vita a una giovane ragazza. Ecco, la sicurezza è la condizione essenziale e noi costruiremo un sistema di leggi e di supporti economici eh, per poter sostenere con ispettori la garanzia e il controllo eh, in materia di sicurezza del lavoro e quella di oggi la legge è oggi approvata, un'ulteriore tappa in, questo, in questa sorta di avanguardia che la Regione Toscana sta avendo. Il giorno in cui fui eletto Presidente del Consiglio regionale dissi che uno dei compiti principali dell'Assemblea. La legislativa era cercare di dare voce a chi aveva meno voce e oggi, eh, dietro un rider o dietro un fattorino di Amazon, no, non ci deve essere un algoritmo, come spesso viene rappresentato, ma c'è una persona, c'è un lavoratore e come tale eh, deve avere diritti, più diritti rispetto a quelli che aveva oggi, a partire da quelli basilari come penso la salute e la sicurezza eh, sul lavoro. Io sono orgoglioso che la Toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo, una legge che dà più formazione, più tutele, più sicurezza nel mondo del lavoro, che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle ASL facciano maggiori controlli in maniera più serrata. Eh, che imponga alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro eh, che dia a questi ragazzi, a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra, gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione, sia giorno, notte, pioggia o, o sole. E non è così, non è scontato. Con questa norma che, ripeto, rientra in queste competenze e che, nonostante appunto c'è stata un po' di discussione in Commissione, ma è chiaro e pacifico, sia perché lo dice la norma nazionale, sia perché ci sono interpretazioni giurisprudenziali che sono sopraggiunte, che la normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali, sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti. Quindi, è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma, che prevede che si elabori un documento tecnico che vada ad analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro, individui come si fa a prevenirli, quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori. Qual è il livello di formazione che deve essere fatto? Qual è il livello di tutela sanitaria? E prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei, lavori, dei lavoratori sulla sicurezza. Abbiamo votato a favore, abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti, istituire dei principi che possano dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano, che hanno delle opportunità saltuari di lavoro, ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita, soprattutto in un momento come questo, dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro. Quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano, a mio avviso, deve essere colta in termini molto positivi. Una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale. Ci siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge. Ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi. Ma questa legge mi sembra che sia distante dalle eh, istanze della, della gente comune, cioè aggrava soltanto un, una situazione di eh, orpelli burocratici. Dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una, una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui ehm, questa, questa piattaforma digitale dovrebbe essere eh, attivata. Sui rider va fatta una precisazione perché è doverosa, perché anche tanti ragazzi che svolgono questa professione ce lo chiedono. La Regione Toscana con la legge che abbiamo votato oggi non trasforma la figura del rider in un lavoratore subordinato. Questo è ovviamente un qualcosa che spetta alla normativa nazionale. La Regione Toscana oggi fa soltanto un passo che sia piccolo o grande lo scopriremo col tempo e con i risultati nella tutela della salute, della sicurezza di chi svolge questo lavoro. Ci cioè mettiamo un piccolo tassello piccolo, nella speranza che sia soltanto il primo a tutelare la salute e la sicurezza di questi ragazzi che fanno lavori eh, rischiosi, perché lo sappiamo tutti, stanno in mezzo al traffico, girano con mezzi leggeri, biciclette, motorini, eh, corrono perché a volte eh, qualche secondo per loro può eh, determinare la riuscita lavorativa di una giornata. Quindi noi oggi abbiamo fatto un piccolo passo nella tutela della sicurezza dei rider. Abbiamo votato a favore e siamo favorevoli a questo genere di interventi perché le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti e anche a fronte di nuove modalità di lavoro, quello con piattaforme digitali, ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità per esempio di tutela della loro salute nella modalità differente in cui lavorano. E le sfide che dobbiamo affrontare non soltanto per la pandemia, ma anche per un modo di lavorare diverso, sono molte. Il Governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogeneità. Ma ben venga, laddove ci sono delle buone proposte, che anche le Regioni si attivino in tal senso. Da questo punto di vista, con la Ministra Annunzia Catalfo, sono stati gettati i semi per molti e di questi progressi che devono essere fatti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori. Sta a questo Governo adesso riuscire a portarle avanti.